Nella mattinata odierna nella zona della Sanità, la squadra mobile di Napoli, con l'ausilio del commissariato di polizia di Stato Larenella, ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 12 persone, tutte gravemente indiziate a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Contestualmente ad un altro indagato è stata notificata la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per le stesse ipotesi delittuose. Il provvedimento cautelare compendia gli esiti di un'indagine condotta tra il 2020 e il 2022, che ha documentato l'esistenza dell'operatività nel centrale quartiere della Sanità di un sodalizio criminale dedito all'approvvigionamento e alla vendita al dettaglio di ingenti quantitativi di hashish e marijuana. Le indagini hanno documentato come la compagine in questione fosse in grado di assicurare ai propri clienti forniture di sostanze stupefacenti senza soluzione di continuità, grazie ad un consolidato sistema di piazze di spaccio itineranti. Questo peculiare modus operandi prevede che alcuni sodali ricevano telefonicamente l'ordine attivo dal cliente di turno e, concordati luogo e ora per la consegna dello stupefacente, trasmettono l'ordine ai vari pusher al servizio dell'organizzazione affinché perfezionino la cessione. Le attività investigative hanno consentito di appurare come l'organizzazione non avesse ridotto la sua attività delittuosa neanche durante le misure restrittive derivanti dal dilagare della pandemia da Covid-19. La stessa, infatti, poteva contare su una nutrita schiera di pusher, appoggi volanti e custodi dello stupefacente. Ulteriore punto di forza del sodalizio era costituito dalla capacità di far fronte all'occorrenza anche alle eventuali richieste di cocaina dei propri clienti, grazie al mutuo soccorso garantito da un'autonoma piazza di spaccio facente capo a uno degli indagati. Contestualmente all'esecuzione delle misure cautelari personali, sono stati sequestrati ad alcuni degli esponenti del sodalizio criminale beni mobili e immobili, tra i quali due autorimesse e 54.000 euro in contanti, oltre a numerosi rapporti bancari. Il provvedimento è seguito da una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso la quale sono ammessi mezzi di impugnazione e destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini, come tali presunte innocenti fino a sentenza definitiva.